allora dicevamo c'è stato questo doppio, come dire, doppio tipo di reazione dal basso e dall'alto che ha determinato il fallimento della tecnica precedente, la tecnica reattiva precedente, quella cioè di in qualche modo insabbiare tutto e fare in modo che non ci fosse alcun seguito. Ecco, qui invece fortunatamente c'è stato un atteggiamento diverso in questo momento storico e appunto proprio grazie a questo le cose stanno cambiando. Allora andiamo a vedere a questo punto questi stili di lettura, come sono stati letti questi scandali. È vero allora che è iniziata una fase nuova? Allora per dire se è davvero iniziata una fase nuova, vediamo un po' come li stiamo leggendo, come li stiamo interpretando. E ho titolato questo paragrafo Analfabetismi reverendi, che sono un po' analfabetismo vuol dire non essere in grado di leggere e di scrivere, e dunque certamente un po' esagerato ed eccessivo, però sta a dire ecco un'incapacità di lettura corretta, almeno a parer mio, poi ne possiamo discutere evidentemente, anzi io qui proporrò alcuni di questi analfabetismi, sono una decina, poco più, vuol dire sono diversi, ma può essere che qualcuno sia venuto a conoscenza di altri tipi di lettura che più o meno vanno in questa linea, cioè nella linea di una non correttezza, completezza appunto nella interpretazione di questi eventi. Il primo di questi stili di lettura, la dislocazione geografica. Dislocazione geografica vuol dire il pensare immediatamente, soprattutto se noi pensiamo proprio agli inizi, no, di questa vicenda, no, sugli scandali sessuali, il pensare che gli scandali siano avvenuti sempre in un altro posto rispetto a quello dove vive la persona. All'inizio in un altro continente, oppure in un'altra nazione, o in un'altra chiesa, in un'altra diocesi, ecco, insomma sempre questo modo di leggere gli eventi in modo che non mi colpiscano in modo immediato. Sono successi altrove, non riguardano me, non riguardano la mia chiesa. All'inizio dice in Africa, queste cose succedono in Africa, perché? Perché in Africa è impossibile pensare il celibato, no? Tra l'altro, perché dice il celibato non è in linea con la cultura africana, ma perché il celibato è in linea con qualche cultura? A me non risulta che ci sia qualche cultura in cui questo, il celibato è più in linea con la cultura del nostro ambiente, no? Ecco, comunque, sempre questo modo di scaricare, di allontanarla, no? Dunque, vedete, questo un po' dà l'idea di questi che, appunto, voi capite, sono dei meccanismi difensivi. I meccanismi difensivi che cosa sono? Degli stratagemmi psicologici, interpretativi della realtà che noi mettiamo in atto, facciamo scattare, quando nella realtà succede qualche cosa che potrebbe mettere in crisi la stima di noi stessi. Allora scattano i meccanismi difensivi, che sono una cosa abbastanza naturale, non è né patologia né cattiveria, sia chiaro, no? Però è qualcosa che non ci aiuta. Ma fin dall'inizio della storia dell'umanità, no? Adamo ed Eva subito hanno messo in atto dei meccanismi difensivi. Che è stato? È stato il maledetto di quel serpentaggio balordo. E Adamo, no, è stata lei, è stata quella donna. No, non ho detto, non l'ha trattata male. Comunque, non sono stato io, è lei, è tutto un gioco, un rimpallo di responsabilità, no? Subito, fin dall'inizio. Nessuna mamma ha avuto mai bisogno di insegnare al bambino i meccanismi difensivi, perché anche il bambino piccolo subito si difende. Chi è stato, cioè, il lettino bagnato? Chi ha fatto la pipì a letto? E il bambino, l'orsacchiotto. E dunque non, è una cosa naturale in noi, no? Naturale che però una persona adulta dovrebbe sapere tenere sotto controllo, in modo da non impedirgli di leggere quello che avviene, no?
Dunque, quando la stima di noi stessi è sotto attacco, scatta questo meccanismo che ci consente, ci illudiamo noi, di non affrontare i problemi. Il crisi difensivo, in fondo, è il gioco dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia e si illude così che non esista più quel fatto, quella realtà. È interessante dire che questo meccanismo, questo primo stile interpretativo, la dislocazione geografica, risponde, fa come da pandan, da interfaccia, come si dice oggi, ad un'altra dislocazione, sempre geografica, spaziale, quella cioè messa in atto dai responsabili, perlomeno da alcuni, da vescovi, eccetera, no? Quando sapevano che il prete aveva commesso qualche cosa del genere, cosa faceva? Lo spostava, semplicemente lo dislocava. Ecco, siamo dentro questo tipo di tendenza interpretativa della realtà, capite? Illudersi che spostando la persona sparisce il problema, come se la persona facendo i bagagli senz'altro si porterà dietro con sé anche il proprio problema, come no. Due, la spiegazione clinico-patologica a cui ho fatto riferimento nella prima ora. Questa è più nobile, questa è un pochino più su, no? Cioè la spiegazione data da alcuni che, beh sì, certo, perché quando uno nella sua infanzia ha avuto determinati problemi relazionali e poi è chiaro, prima o poi potrà cadere in questo tipo di comportamenti. Cioè spiegare questi avvenimenti con una componente clinica, patologica addirittura. E voi capite che questa è una spiegazione che mette tutti a posto, non mica potrei infierire con una persona malata. Dunque non c'è nulla da sottolineare, di cui rimproverare il tipo, la chiesa, la formazione ricevuta. No, è semplicemente è malato, dunque la patologia è irresistibile. Sì, è vero, poi appare come perversione, ma una perversione è sempre legata ad una componente clinico, di natura clinico-patologica, dunque non è il caso di insistere, di infierire. Ecco, chiaro che tale posizione ha una sua legittimità e serietà. Il problema è che non ne abbiamo bisogno. Il problema è che la grande maggioranza di coloro che hanno commesso queste azioni non avevano componenti clinico-patologiche. È vero, la pedofilia è patologia, però esiste anche il caso di chi c'è arrivato alla patologia, alla pedofilia, partendo da una posizione di non scompenso clinico-patologico. Comunque non è necessaria questa spiegazione, né questa spiegazione spiega tutto, perché in molti casi, nella maggioranza dei casi, lo scandalo sessuale avviene al termine di un itinerario di vita che è partito da una situazione tutto sommato di fondamentale sanità psicologica. È chiaro che se uno poi prende una certa strada, piano piano poi non si può escludere che possa arrivare a un certo tipo di esiti comportamentali, anche di natura molto grave, anche di gesti, atteggiamenti, come appunto la pedofilia, che vanno che appartengono ad una situazione giudicata come patologica. Ecco, però la via di accesso non è unicamente la patologia. In ogni caso non si può usare questo, non è neanche rispettosa per le vittime. Queste persone sono persone normali, sono partite in molti casi, ecco, se mettiamo a parte la pedofilia, no? Abusi sessuali, eccetera, sono casi di persone che si sono loro condizionati. È chiaro che a un certo punto, se uno, dicevo, prende una certa strada, poi lo vedremo quando faremo la genesi, la dinamica dello scandalo, ma normalmente questa è una strada, così dite, del piano inclinato, ma è leggerissimissimamente inclinato, soprattutto nelle prime tappe, nelle prime fasi, uno non se ne rende conto. Le prime tappe sono delle concessioni molto, molto, molto leggere, soft and light, molto leggere, molto veniali, neppure connotabili moralmente. E la persona è nel pieno controllo di sé. E però se prende quella strada che appunto comincia a inclinarsi, a un certo punto può arrivare anche laddove non avrebbe mai pensato di poter arrivare. Dunque molte volte questi abusi sessuali sono conseguenza finale di una serie di compensazioni affettivo-sessuali e non solo, o più semplicemente di una vita celibataria diventata progressivamente mediocre.
Il confine, infatti, tra mediocrità e perversione è molto meno netto di quanto si creda. Il confine tra perversione e mediocrità molto meno netto di quanto si creda. Forse potremmo arrivare al punto di dire che la mediocrità, una certa mediocrità assunta come stile di vita, ha già in sé qualche cosa di pervertito, cioè di qualche cosa che va contro quella che è la natura del tipo di scelta fatto dalla persona. E altro equivoco tranquillizzante, secondo, che fa sempre parte di questa secondo stile percettivo, interpretativo, secondo l'interpretazione patologica, secondo quelli che sposano questa teoria, che cioè tutto dipende da una patologia pregressa della persona e dunque in sé irresistibile, tutto si risolverà quando la psichiatria finalmente ci darà la lista precisa dei criteri o dei segnali prognostici, perché loro dicono: il problema è che qui c'è una patologia, perché com'è che è venuta fuori a 40 anni? Com'è che a 20 anni non si vedeva? Dice, perché è difficile vederla a 20 anni, questa patologia. Ma tranquilli, quando la psichiatria finalmente ci darà la lista dei criteri cosiddetti patognomonici, cioè quei criteri che indicano una evoluzione più o meno certa secondo una tendenza patologica, il problema sarà risolto. Perché potremo già a 20 anni capire: ah, tu vedi, c'hai questi segni, no, via via, tu non puoi essere ammesso, perché tu diventerai pedofilo, perché tu diventerai una persona che non controlla il proprio istinto sessuale. Ecco, è un'illusione pensare questo. È un'illusione pensare che la psichiatria ci darà questa lista precisa di segnali che in tempo utile, diciamo così, cioè prima della scelta definitiva, possano metterci in condizione di verificare la presenza di queste possibili patologie nella persona. Nuovamente, mentre il caso si sgonfia con questo tipo di interpretazione, dato che si tratta di malattia, chi appartiene alla categoria dei sani o dei normali non si sente minimamente coinvolto nei responsabili. Quindi questo tipo di interpretazione è sempre dato da una categoria di persone che non ha nulla a che vedere, capite? È sempre salvaguardata la casta dei sani, dei casti, dei bravi, dei puri, dei corretti, di quelli che vivono bene, ecco, è sempre salvaguardata, protetta da questo tipo di interpretazione. Terza lettura, il giudizio moralistico, è addirittura un classico, tipica questa interpretazione di chi dall'alto della sua osservanza e correttezza comportamentale si tira fuori da quanto accade di perverso nella Chiesa e liquida la cosa facendo le spallucce, perché io non c'entro proprio, queste cose riguardano i preti immorali, gli infedeli, quelli che non pregano, quelli che non hanno imparato a mortificarsi, e, ecco, come se fosse solamente un problema morale, di condotta, di comportamenti, mentre la situazione non è semplicemente questa, cioè a parte che giudicare i fenomeni solo dal punto di vista del versante comportamentale è sempre molto riduttivo, sempre molto limitativo, qui non ci si rende conto della complessità dei fattori che entrano in gioco nei casi di condotta sessuale impropria, cioè è sempre un quadro che è molto composito, in cui ci sono intrecci complessi di cause, di concause, molte volte radicate nel passato, che senza arrivare al punto del segnale rosso, cioè la patologia, tuttavia appunto incrociandosi, intrecciandosi tra loro, poi determinano questo tipo di comportamento. Dunque, appunto, come ho detto dianzi, la spiegazione clinico-patologica non può essere non è un modo sufficiente né intelligente di spiegare queste cose. Al tempo stesso, però, queste situazioni, degli scandali, abusi sessuali, suppongono sempre dei percorsi evolutivi della personalità che vanno osservati con molta attenzione, cioè in cui, come vedremo, ci sono degli intrecci particolari e specifici di cause che vanno analizzate, che vanno capite, che non fino al punto di giustificare in toto il fenomeno, ma in ogni caso cause che ci consentono appunto di verificare questa complessità e di
in qualche modo di comprendere questa possibile evoluzione. Ma in ogni caso questa visione è molto pericolosa, questo giudizio puramente moralistico, perché tipica di chi presume di sé e si pensa superiore agli altri, in un settore dove tutti siamo fragili e proprio chi non ha problemi è lui stesso un problema. Un giovane che si prepara a fare questa scelta, la scelta di castità consacrata, e non ha problemi, è lui un problema, perché indica una non presa di coscienza di qualche cosa che per natura sua dovrebbe risultare complesso e problematico per un giovane, per una persona che ama la vita, ama l'amore e ha imparato a benedire la sessualità. Quarta lettura interpretativa, sempre parziale e difensiva, la esiguità numerica. Cioè ci sono quelli che dicono: ma perché tutto questo polverone? E in fondo sono i classici quattro gatti, se guardiamo la percentuale di quelli che hanno commesso queste cose nella Chiesa, è una piccola minoranza, sono le singole mele marce, poche schegge impazzite rispetto alla stragrande maggioranza di preti fedeli e osservanti, come se il celibato fosse solo da osservare, anzi addirittura minore rispetto ad altre categorie. Ecco, a parte il fatto che i numeri poi non sembrano così irrilevanti, no? Uno solo ne dico. Certo Gerald Ridsdale, mi pare che sia australiano, ha commesso 130 abusi su 53 bambini sotto i 14 anni, dal 60 all'80. Niente male, no? Questi sono numeri raccapriccianti. E certamente non è un caso così isolato, no? Ne abbiamo altri purtroppo squallidi esempi in questo senso. Quasi non fosse sufficiente anche un solo caso per avvertire la serietà drammatica di cose tanto orribili unita a una salutare vergogna, e come non vi fossero tanti altri casi mai scoperti e che forse mai verranno alla luce. Ecco. Quinto, copri, cancella, dimentica e fai dimenticare se possibile. È un po' la riesumazione del vecchio stile. Copri, cancella, dimentica. Come ci fosse un comando nel nostro computer che ci possa consentire questo, no? E, ecco, dunque appunto è quell'automatismo del passato che fortunatamente non costituisce più il modo di rispondere da parte della Chiesa a questo tipo di eventi, ma che qua e là in qualche caso è riemerso. E c'è stato chi ha tentato di riesumarlo, pensando appunto prioritaria alla difesa dell'onore della Chiesa e della persona dell'abusatore, molto più che la protezione dell'abusato. E, ecco, tutto questo tra l'altro sta a dire una cosa molto, molto preoccupante, cioè il fatto che ci possa essere questo tipo di lettura, no? Copriamo tutto, facciamo finta che non sia successo niente, convinciamo l'altro. Cioè, la domanda più importante, capito? Il problema non è tanto la tecnica usata per tentare di mettere a tacere tutto, ma che tipo di sensibilità morale c'è dietro? Cioè, per decidere questo, anche da parte di chi è in autorità, no? Perché chiaramente scegliendo questo tipo di intervento vuol dire che prende parte un po' alla cosa anche da un punto di... Ma chi ha una coscienza morale di fronte a queste cose sente che deve intervenire in certo modo, sente che non gli dovrebbe essere permesso di pensare di coprire tutto. Cioè la domanda importante, più seria, più inquietante è questa qui: ma che tipo di sensibilità morale c'è nell'uomo di Chiesa? Lasciamo perdere magari nella persona che ha abusato, no? Ma anche in chi è in autorità, magari in Sua Eccellenza. Ma che tipo di sensibilità morale? Essere formatori di coscienza vuol dire che tu senti la gravità della cosa, percepisci tutto il dramma della situazione che hai creato, percepisci la serietà di quanto è accaduto e te ne senti responsabile, ti vergogni e chiedi perdono. E il tentare di coprire, capite, l'interrogativo più inquietante è questo: ma che cavolo di sensibilità morale c'è nella persona
nell'uomo di chiesa che si permette di agire così, di poter pensare di agire così. E questa è la cosa più inquietante, che poi affronteremo nel corso, perché appunto è questa la domanda, no? Come può una persona consacrata, come può arrivare a fare queste cose senza sentire dentro di sé un rifiuto immediato, naturale? È il problema della formazione della coscienza, che anzi con un termine più efficace potremmo dire è la formazione della sensibilità penitenziale e, secondo, morale. Perché la coscienza è questione di sensibilità, e tu non te la formi la sensibilità morale non te la formi semplicemente sui testi di teologia morale, ma te la formi con il tuo stile di vita. I testi di teologia morale ti daranno un'illuminazione, un'indicazione fondamentale, certo, no? Perché è chiaro, ma poi la sensibilità è quel momento in cui la coscienza diventa sensibilità, che è qualcosa che tu dovresti sentire a livello di pancia, no? A livello emotivo, tu senti che quella cosa è bene, quella cosa invece è male, e dovresti avere creato in te un tipo di coscienza, appunto di sensibilità, che ti mette in condizione di avvertire subito: no, questa cosa non la posso fare, questa cosa è male. E non perché me lo dice un testo scritto, un codice di comportamento, ma perché ho formato in me una sensibilità che mi mette in condizione di avvertire immediatamente: questa cosa è cattiva, non la posso fare. E questo è l'interrogativo più grave. E dunque, ecco, in questo senso, questa operazione di coprire e cancellare tutto davvero è un pessimo segnale. Dice a Cattoli è un giornalista, no? Giornalista molto di grande sensibilità in questo senso, dice: gli scandali sessuali è bene che siano conosciuti. Pensate un po' alla differenza, no? Tra l'uomo di chiesa che copre e cancella, il giornalista che credente, che vive anzi la sua professione, no? La sua competenza, la vive come una sorta così di testimonianza della propria fede. Adesso, soprattutto che a Cattoli non ho più un vincolo diretto con una testata, no? Tutto questo è ancora più chiaro. E dice così a Cattoli: gli scandali sessuali è bene che siano conosciuti, non è bene che i preti molestino i bambini, sia chiaro, ma se lo fanno, fossero anche uno su mille, è bene che si sappia, così faranno penitenza e lo farà anche la comunità, a cominciare da quella presbiterale, che è quella comunità che non ha saputo prevenire quella mostruosità e prendere qualche rimedio perché non si ripeta. Ecco, questa è una lettura corretta. Questa è una lettura che va nella direzione della verità e che potrebbe creare anche un atteggiamento nuovo, diverso rispetto all'atteggiamento del passato che qualcuno vorrebbe riesumare. E in realtà dunque tale sistema del coprire tutto esprime povertà incredibile o assenza di coscienza morale, se giunge al punto di non cogliere lo scandalo, scandalo senza paragone, se giunge al punto di non soffrirlo come gravissima offesa dell'altro, specie se minore, come clamorosa smentita dell'essere educatore del presbitero. E questo significa una clamorosa smentita del tuo essere educatore, rappresentante della Chiesa, testimone dell'amore e della paternità dell'Eterno, come quanto mai inquietante segnale, anche questo, ammettiamolo, del fallimento di un certo sistema formativo ecclesiale, presbiterale e religioso. Dobbiamo ammettere anche questo, senza distruggere tutto, dar fuoco a tutto, ma è chiaro che questo indica anche questo, questi avvenimenti indicano anche questo fallimento. E se non vogliamo che queste cose si ripetano, andiamo a cogliere dove, perché, in che misura, in che proporzione, quali sono stati gli elementi deboli, cosa è mancato in un certo tipo di proposta formativa iniziale. Come vergognoso abuso, di cui dobbiamo arrivare al punto di sentire la vergogna fino in fondo. Papa Francesco in più di qualche intervento l'ha chiesto, no? Ma noi lo sentiamo questa vergogna?
Semmai, come coraggiosamente disse Monsignor Crociata, le aspettative più alte alimentate dal nostro ministero rendono smisuratamente più intollerabile e condannabile un tradimento così vasto e devastante. Quindi chi se la prende, perché appunto di nuovo accattoli, non tormentarsi eccessivamente, non tormentarsi l'anima per il fatto che viene preso di mira il clero cattolico, perché chi predica la responsabilità sessuale sarà atteso al varco. Ecco, sa un po' questo di come una sorta di sfida fallita, no? Però è chiaro che noi ce la prendiamo perché c'è questo attacco nei confronti del clero cattolico, e può essere che da parte di certi ambienti la cosa sia pensata, congetturata anche con questo tipo di intendimento, no? Attaccare una precisa realtà istituzionale. Però di fatto tutto questo è anche abbastanza naturale, perché se noi ci proponiamo come educatori, se ci proponiamo come testimoni dell'amore di Dio, se ci proponiamo come formatori di coscienza, se predichiamo, come dice Accattoli, la responsabilità sessuale in tutti i sensi e tutti i livelli, e la predichiamo, la raccomandiamo ai coniugati, è chiaro che poi non possiamo aspettarci un trattamento di favore quando noi siamo sorpresi mentre smentiamo tutto questo.